the boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy, watch a dame on any street. Siamo a Hong Kong. Siamo con un personaggio incredibile, uno chef stellato, 3 stelle Michelin, e qui a Hong Kong nel suo 8 e mezzo. È il massimo, veramente il massimo che si possa pretendere. È sempre in movimento, perché non ha soltanto questo ristorante magnifico a Hong Kong, ma ci racconti. Abbiamo 8 e mezzo a Shanghai, anche in una bellissima zona, in un palazzo del 1920, molto bello, con una bella vista sul fiume, sulla vecchia ambasciata inglese, su Pudong. Abbiamo anche un altro ristorante a Pechino che si chiama Opera Bombana, dove lì facciamo anche il pane a lievitazione naturale, un concetto un po' più semplice e un po' più casual. Però in un posto estremamente raffinato. Esatto, con una collezione d'arte dei più grandi artisti contemporanei. Lo Shopping Mall è uno dei più famosi a Pechino. E tutto sommato stiamo andando molto molto bene, siamo contenti. Abbiamo anche un altro ristorante qua vicino, a Landmark. Si chiama Chuck in the Kitchen, Chuck in cucina, sempre... anche lì facciamo pane, pizza, lievitazione naturale, abbiamo un pasta bar, abbiamo una sezione delle carni alla griglia con la carbonella e dopo abbiamo una zona di pasticceria dove facciamo la pasticceria, vendiamo tutte le cose fatte in casa, dai biscotti al panettone e altri dolci. Quanto piace agli orientali, quanto piacciono i dolci? Agli orientali piace il dolce, però non deve essere molto con tanto zucchero. Piace con meno zucchero, naturalmente con frutta e frutti esotici o anche paste lievitate, però diciamo francamente, se una cosa è ben fatta piace a tutti, non solo agli orientali. Poi Hong Kong è anche una città internazionale. Lei è sempre in movimento, infatti questo nuovo baby che mi stavo cullando anch'io a Macao, giusto? Sì, a Macao, nel Galaxy, che è un bel casino con alberghi di lusso, con riscalto, una cura, con il Bayan Tree, con lo stesso Galaxy, Marriott. Insomma, è un bel complesso, faranno anche una grande arena con 30.000 posti a sedere. Insomma, è molto molto bello tutto il contesto là. Noi saremo proprio nel centro dove ci sono i casinò di lusso, avremo un posto molto piccolo con solo 12 tavoli dove possiamo esprimere una cucina ancora più curata, dove c'è il servizio sarà ancora più curato e faremo un ristorante, insomma, di prestigio. Ci inviterà per l'inaugurazione? Senz'altro. Bene, lei gira come una trottola, ma ha tempo per leggere, per esempio? Sì, sì, ho finito adesso un libro di Terzani, appunto per ritornare all'Asia. Leggo il quotidiano tutti i giorni, sia inglese o per internet. Adesso siamo anche molto vicini all'Italia, al Corriere o anche l'Eco di Bergamo. Certo, non si dimenticano mai le origini. E va al cinema? Sì, sì, vado al cinema. A teatro? A teatro no, mi piacerebbe, però forse il teatro qua non fanno molte, molte cose. Adesso hanno appena fatto un balletto, però non ci sono stato, ero via. Però sì, sono stato alcune volte a concerti che hanno fatto qui, hanno anche fatto un'opera, insomma, sì, è bello, insomma. Bombana, il sogno nel cassetto? Il sogno nel cassetto lo vivo tutti i giorni.